nel febbraio del 2014, quindi circa 11 mesi fa, è apparso in una panetteria del quartiere Tuscolano di Roma un cartello attaccato sulla vetrina con su scritto: «Esse veramente vietato l'ingresso agli zingari». Noi come organizzazione che tutela e difende i diritti delle comunità rom e sinti in Italia abbiamo subito pensato di scrivere una lettera aperta al Presidente della Repubblica Napolitano. Questa lettera è stata diffusa nei media, ha avuto ampio risalto, e quello che non ci aspettavamo è che i commenti dei lettori dei giornali, coloro che leggevano i nostri post sui social, quindi su Facebook, hanno commentato molti di loro in maniera negativa la nostra lettera e in maniera estremamente positiva l'intenzione del panettiere, con commenti del tipo: i diritti li devi militare, non sono gratis, bravo, ha solo anticipato qualcosa che faranno tutti, ritengo assurdo che si possano difendere gli zingari, trovo che con questa scusa del razzismo una persona non possa più esprimere le proprie opinioni. Quando poi noi a questo cartello abbiamo unito un altro cartello della Germania del 38 sul divieto agli ebrei di accedere ad esercizi commerciali, e nella Soweto del 1953 con il divieto ai neri di sedersi sui posti negli autobus, ecco, allora i commenti sono stati ancora più forti, dicendo: sì, per gli ebrei è giusto, non è giusto attaccare gli ebrei e ricordare queste cose, ma in realtà gli zingari se lo meritano. Questi erano i commenti. Ecco, questo qua ci ha fatto molto riflettere, quindi da quello che è venuto abbiamo cercato di leggere questo emergente che è uscito fuori in maniera così forte. Abbiamo invitato un ricercatore dell'Associazione 21 Luglio, Roberto Mazzoni, a condurre una ricerca che, come lui raccontasse, è poi evoluta nel tempo e nei mesi, una ricerca che è voluta partire intervistando persone della comunità ebraica e persone della comunità rom per capire questo emergente e cercare di interpretarlo. Quindi quello che noi facciamo oggi alla Casa della Memoria, in prossimità della giornata della memoria, e quindi vi invito a proposito a leggere anche la bellissima prefazione di Luca Bravi, che è uno dei massimi esperti del Porraimos, il genocidio dei rom durante il nazifascismo, è da una parte presentare la ricerca, e a questo ci penserà Roberto Mazzoli, e poi aprire una tavola rotonda tra esponenti della comunità rom, esponenti della comunità ebraica, e riflettere su quello che è avvenuto, su cosa è avvenuto, e cercare anche di capirlo, interpretarlo e prendere da questo episodio degli spunti che potrebbero essere utili per un cammino che comunità ebraica e comunità rom possono fare insieme come minoranza nel nostro paese. Cedo quindi la parola a Roberto Mazzoli, il ricercatore, colui che ha curato e prodotto la ricerca, per una presentazione. Grazie. Bene, buonasera a tutti, insomma, grazie di essere qua. È un onore, insomma, avere questa possibilità di parlare in pubblico, di presentare il proprio lavoro, che è un lavoro anche collettivo, non è solo il mio, naturalmente. E quindi, insomma, riprendo le parole di Carlo per descrivere un po' il percorso rapidamente di quello che ci è successo. Carlo ha utilizzato questa parola che è tipica della psicologia sociale, che è emergente. Quindi emergente sociale noi lo consideriamo come un fenomeno sociale che avviene, che si manifesta palesemente e che per una sua caratteristica di specificità ci interessa, diventa qualcosa che vogliamo approfondire. E quindi già il cartello che si è avuto il coraggio di affiggere è un'emergenza sociale piuttosto importante. Va ricordato l'immediata, insomma, attenzione della Unione delle Comunità Ebraiche, che ha subito stigmatizzato questo gesto attraverso le parole del Presidente Gattegna, e diciamo la reazione un pochino più flebile, un pochino più tardiva del Comune di Roma. I commenti alla notizia. Questo è, diciamo, il secondo emergente che ci è interessato. Perché? Perché a un certo punto
insomma, ci facciamo una riunione per improntare la ricerca di quest'anno e emerge una grande emotività intorno a questa cosa che è successa, perché Carlo e i suoi collaboratori mi dicono: guarda, noi siamo abituati a ricevere non proprio insomma, belle parole quando diciamo certe cose, facciamo certe campagne, diciamo che prendiamo le case ai Rom, cose del genere, però questa volta la forza della risposta ci ha colpito particolarmente e da questo vogliamo partire per lavorare. E quindi questi commenti, che io me ne sono letti tipo 1200, naturalmente sono duri da mandare giù, perché nella stragrande maggioranza hanno un tono piuttosto aggressivo e in un qualche modo oltre a dire quello che Carlo ha già detto, ponendo degli esempi insomma, che hanno già fatto capire tutto, arrivano anche a dire: guardate che sicuramente questi di questa associazione 21 luglio saranno dei agiati, ben pensanti, che sono pieni di soldi e dei loro salotti buoni, si possono permettere di fare i buonisti. Ecco, questa è un'altra parola che a me ha colpito moltissimo, è un termine orribile a mio avviso, perché in qualche modo presume di poter mettere un accento negativo alla parola bontà, che in realtà non può avere che accenti positivi. Primo problema per un ricercatore: qual è il campione? Il campione sono dei commenti su internet, quindi non abbiamo fatto un'intervista a tutta Italia seguendo le tradizionali e sacrosante regole dell'analisi statistica dell'intervista sociale, perché il campione era quello. Allora il primo problema che ci siamo posti è: quanto è rappresentativo della società tutto questo? Perché altrimenti si rischia di sovradimensionare, no, in alcuni casi, oppure di semplificare, e questo non è il nostro intento. Però di sicuro la tendenza di questi commenti fondamentalmente dice una cosa sola: dice il razzismo e la persecuzione subita dagli ebrei è da condannare, quella dei Rom no. Questo è l'altro emergente enorme che non poteva lasciarci indifferente. Allora, di fronte al che fare, domanda classica, rispetto ad un problema sociale, ci siamo detti: andiamo a domandare il parere, e cominciamo da esponenti della società civile ebraica che magari sono disponibili ad affrontare questa cosa, no? E immaginiamo poi progressivamente di fare la stessa cosa all'interno della comunità Rom e fino alla ricerca, ma poi oggi diventa concreta, ed è questa la cosa che insomma più ci entusiasma, immaginare un incontro, un dialogo su queste cose qua. Un incontro che è basato sulla volontà delle persone di aderire, al di là delle istituzioni rappresentative, insomma, al di là di associazioni che stanno dietro. Si tratta di persone, singoli, intellettuali, artisti e così via, che hanno deciso di partecipare. Oltre a questi, nella ricerca troverete anche interviste a non ebrei e non rom, insomma, che giornalisti come Giovanna Boursier o insomma storici hanno cercato di mettere insomma anche loro un po' di sale a questo lavoro. Qual è allora il problema della rappresentatività sociale del web? Cioè, che cosa possiamo dire di vero leggendo le cose sul web? Dobbiamo fare attenzione. E parlando con i miei interlocutori sono venute fuori cose interessanti, no? Una è questa: che sul web tendenzialmente le persone che commentano hanno un intento dichiarativo, non sono disposti a discutere o a scambiare opinioni, ma a mettere la loro opinione senza possibilità senza disponibilità al confronto, che questo è il primo limite. Il secondo limite è quello di una, mi dispiace, ma quasi inevitabile tendenza all'aumento dell'aggressività nella scrittura sul web. Io da psicologo con formazione psicoanalitica ci metto, secondo me c'è in un qualche modo anche un bisogno narcisistico di scaricare forme di rabbia, di tensione, no? Perché è come se si mandasse qualcosa ad una platea gigantesca ma invisibile, quindi insomma può essere molto comodo. Quindi facciamo attenzione a questo. Però il dato è chiaro. Il dato è: poveri ebrei se lo meritano i Rom. Andiamo a domandare e cerchiamo di capire.
Qual è la cosa che mi frulla in testa? Dico, perché è così emotivamente forte questa cosa? Perché con questo cartello, del quale io come ricercatore non mi sento assolutamente di criminalizzare chi l'ha fatto in questo momento, un fatto passato, quella cosa là è slegata dal rapporto diretto o presunto o indiretto che questa persona poteva avere con romani, e si tratta di mettere la propria frustrazione, chissà da quali ragioni prodotta, in qualcosa di concreto. Già questo ci dice molto dei meccanismi di deposito dell'aggressività, no? È che è stato superato il limite. Mettere un cartello come quello vuol dire oltrepassare una convenzione, una cosa che tacitamente dovrebbe essere magari pensata, magari convintamente sostenuta, ma non espressa pubblicamente. Quindi questo superamento del limite è una rottura, e questa rottura è l'emergente ultimo fondamentale che produce tutta questa emotività, e questa non può non essere, un presupposto piccolo, magari, ripeto, di un contenitore che non dobbiamo allargare a tutta la società, ma il presupposto di ciò che, insomma, purtroppo la storia degli ebrei è tragicamente chiara per questo. È un processo di disumanizzazione, l'inizio di un processo di disumanizzazione. Se queste persone non possono entrare neanche dentro uno spazio pubblico, vuol dire che non sono come noi. E la disumanizzazione, e se verrà Piero della Cina, insomma, avremo purtroppo insomma, un testimone chiave di questo tipo di processo, è la precondizione di quello che può diventare uno sterminio, di quello che può diventare un lager. Quindi non è la verità sociale italiana, ma non è neanche una piccola cosa che noi possiamo considerare. E allora che succede? Che andando a guardare un po' dentro, uno si chiede, ma perché sembra, correggetemi se sbaglio, per carità avrete tutto il tempo di discuterne, perché sembra che soltanto quello contro i rom sembra un razzismo così ampiamente e socialmente legittimato, ma anche all'interno di sfere che tradizionalmente dovrebbero essere molto sensibili all'attenzione dei diritti delle minoranze. Sembra che invece i rom sono un po' la pattumiera della rabbia di tutti, e anche all'interno di, che ne so, estremizzando un centro sociale è possibile trovare un razzismo contro i rom. Quindi questa cosa qua, no, mi ha fatto venire in mente una parola terribile, ineluttabilità, che la teniamo là, poi buttiamo lì, ok? Andando a fare un po' d'analisi, che cosa viene fuori? Dice, ok, normalmente le maggioranze utilizzano le minoranze per mantenere la propria integrità, la sfruttiamo, la attacchiamo, la criminalizziamo, creiamo un clima di ostilità che dall'alto, piano piano, dai media fino alla verbalizzazione quotidiana, predispone perché quella minoranza diventi oggetto di attenzione negativa da parte del corpo sociale. Questo solitamente mantiene integra delle maggioranze che molto spesso, quando fanno questo, stanno messe malino dal punto di vista della propria integrità interna. Okay. Naturalmente, però, la storia l'hanno cambiata sempre soltanto le minoranze, quindi questo meccanismo dovrà avere un suo ribaltamento. Un altro rischio, oltre a quello della rappresentatività, è quello della terminologia. Giustamente qualcuno mi ha detto, no, è meglio non usare antizigano, perché utilizzare antizigano conferma indirettamente lo stereotipo dello ziganismo. Quindi usa romfobia, usa razzismo contro i rom, va bene. Noi abbiamo lasciato tutti i termini nella ricerca, perché questo è un elemento da sviluppare. Ma sicuramente esiste anche una specificità rom, che magari no, credo che possa essere considerata al di là del suo rapporto con la discriminazione, ma che è la sua storia, la sua cultura, l'oralità e tutto quello che fa parte della cultura di ogni popolo. Io personalmente non amo le istituzioni su base etnica, però sicuramente i territori abitati per molti secoli da molte persone che condividono una storia producono cultura, e quella cultura un valore ce l'ha. Però usiamo quindi romfobia, razzismo contro i rom, per non classificare i razzismi, che questo è un altro elemento che ci viene pregnante. Adesso io dico un po' di cose così, che le butto là, che vanno al punto della questione, perché questo tentativo di far incontrare queste comunità? Perché no?
sono due comunità profondamente diverse, per storia, per tradizione, per cultura, enormemente diverse. Però io anche qui degli emergenti, delle cosine, le butto là. Dico che da una parte ci sono i discendenti di Caino, fratricida, dall'altro ci sono i discendenti dei giudei colpevoli di deicidio. Poi c'è da una parte il popolo dell'oblio, della trasfigurazione simbolica, dall'altra c'è il popolo del libro, il popolo della scrittura. Però entrambi si incontrano tragicamente nel lager, con l'Olocausto e con il Porraimo. Se questo sarà insufficiente storicamente, qualcuno me l'ha già criticato, però io non potevo fare a meno di prenderlo in considerazione per andare avanti nel discorso. E qui cominciano le interviste, che poi saranno personificate, insomma, da delle persone che sono qui, che prenderanno il nostro posto. Buonasera, Vera. Buonasera. Benvenuto. Io, per quanto riguarda le... Per quanto riguarda le interviste, devo ringraziare per i contatti, lo faccio perché è sacrosanto, Carlo Stasola, presidente dell'associazione 20 luglio, Stefano Batori e Pupa Garriba. Da queste tre persone sono partite, insomma, le idee per le interviste e i contatti. Queste interviste hanno coinvolto 21 persone, 8 ebrei, 8 rom e poi 5 non ebrei, non rom, che prima vi dicevo, storici, giornalisti e così via. Ma queste poi verranno personificate qua. Ci sono quattro aree tematiche che hanno caratterizzato le interviste alla ricerca, e vado veloce, non vi preoccupate, non starò più per ancora molto tempo a parlare. E sono queste. Le leggo perché poi sono quelle che il moderatore Claudio poi riprenderà a modo suo, che sono le ragioni dell'antiziganismo, della romfobia o del razzismo contro i rom. Questa era la prima questione che io ponevo. La seconda questione che ho posto è stata: perché la discriminazione anti-ebraica viene considerata una forma di razzismo, mentre quella contro i rom una conseguenza del loro comportamento? Poi, domanda difficile da fare, che è stata: è giustificabile domandarsi se alcuni aspetti del mondo rom possano favorire la discriminazione? Capite, questa è una domanda difficilissima da fare, perché, come giustamente ha detto senza mezzi termini Michele Procaccia quando l'ha intervistato, ha detto: fermi tutti, la responsabilità è sempre del persecutore, mai del perseguitato. È chiaro, però in qualche modo bisognava tentare di scavare all'interno di percorsi possibili di autovalutazione, e poi naturalmente i propositi possibili per migliorare questa situazione, no? Per eventualmente favorire l'incontro o, che ne so, suggerire, immaginare qualcosa da chi ha un'esperienza verso l'altro. E qui arriviamo al fulcro e concludo. Il fulcro, a mio avviso, di questa ricerca è lo stereotipo classico, no? Perché lo stereotipo è una cosa semplice e terribile, è un pensiero che non viene, su cui non si è fatta riflessione, è una cosa data, accolta, come si prende un foglio in mano senza leggerlo, e ripetuta e agita senza il pensiero in mezzo. E questo meccanismo stereotipato produce naturalmente i pregiudizi e le discriminazioni. Come si fa per decostruire questo tipo di realtà psichica e sociale comunicativa classica? Attraverso un processo di scambio, di produzione di conoscenza. È questo che facciamo oggi, che abbiamo cercato di fare in questo rapporto, ma che fa l'Associazione 20 luglio, secondo me, sempre, è cercare di produrre conoscenza per decostruire questi pensieri buttati là senza riflessione. Allora, butto là quelle che secondo me sono state centrali, che sono, e qui mi riferisco naturalmente a Roma, perché questa è un'associazione che parte da la difesa dei diritti di rappresentanza. Adesso, a parte i rom rubano, e quello adesso lo mettiamo un attimino, no? I genitori rom non mandano i loro figli a scuola, questo è uno. Poi, i bambini sono costretti a fare l'elemosina ed hanno funzione di impietosire per facilitare gesti caritatevoli, quindi sono esposti pubblicamente in modo eccessivo. Queste sono cose che ho sintetizzato io, non sto riportando opinioni di nessuno. 3. Le donne rom subiscono una cultura familiare oppressiva e maschilista. 4. Molti rom preferiscono vivere nei campi. Questi punti qua sono centrali per riuscire a favorire la comunicazione.
è un altro tema che poi uscirà sicuramente. I Rom che si vedono sono quelli più disagiati, quegli altri non si vedono. Sempre sto facendo da interfaccia, non sono miei opinioni, eh? Quindi il problema è chiaro, questo rapporto è un rapporto che nasce per, io sono chiamato come collaboratore dell'associazione 21 luglio, ma nello specifico per l'osservatorio 21 luglio. L'osservatorio 21 luglio fa un lavoro di monitoraggio dell'informazione e dei media. Perché? Perché hanno capito, sanno perfettamente, ma certo non sono solo loro a saperlo, che sono i media che hanno una responsabilità gigantesca nella costruzione, produzione e rafforzamento degli stereotipi. E potrebbero esserlo anche nella loro decostruzione. Allora il dubbio che ci poniamo è, ma come mai la decostruzione degli stereotipi è così poco battuta sui media? Perché la cronaca è sempre molto più presente? Perché non c'è appeal televisivo? Non si vendono giornali? O forse un'altra domanda è perché sembra così difficile trovare politici che si incarichino di questo percorso di miglioramento del tessuto sociale? Perché potrebbero prendersi un posto al sole nella storia di questo paese, non mica un brutto percorso. Questa cosa non succede, o succede con difficoltà. Ok, non è vero che non succede, succede con difficoltà. Quindi questa è una domanda che ci poniamo con grande attenzione, anche perché poi nascono paradossi. Le persone, tra gli stereotipi, tra le cose che si sentono dire, per i Rom prendono tot soldi al mese, vivono alle nostre spalle, a loro gli danno le case e noi no. Cioè, quando in realtà vengono spesi tantissimi soldi male, per non dire illecitamente, come ci raccontano le ultime cronache, quando riferite a Mafia Capitale, no? Quindi anche questo paradosso è un altro di quelle cose che circola, che dovremmo tentare di smontare. Allora, noi abbiamo voluto fare questa cosa e portarvi qua per far comunicare queste due comunità, ok? Proprio a questo pro, per produrre conoscenza reciproca e per decostruire stereotipi e per favorire, se qualcuno lo vorrà, una alleanza delle minoranze, una possibilità di immaginare progetti, dialoghi, tentativi di cambiamento. E quindi, insomma, e personalmente questo lo dico, l'ho scritto io, lo dico io, nel senso, seppur credo sia condiviso, anche per tentare di dire alla comunità rom, forse c'è bisogno di autorappresentanza ad un livello più organizzato, forse c'è qualcosa da costruire in questo senso. Vediamo se è possibile dare vita a reciproci stimoli. E voglio chiudere riprendendo quello stereotipo che prima non avevo approfondito, cioè i rom rubano. Leggendovi, forse non è molto elegante perché Piero Terracina è qua, però io l'ho intervistato e Piero, io mi sono sinceramente emozionato nel farlo e vorrei riportare per chiudere il mio intervento un passaggio della sua intervista rispetto allo stereotipo dei rom rubano. Piero Terracina dice: non è vero che tutti i rom rubano, e aggiungo la domanda: non è che siamo noi a metterli nella condizione di dover andare a rubare? Quando un padre e una madre non hanno da mangiare per i propri figli, è naturale che vadano a chiedere la carità. Quindi dovremmo fare qualche cosa noi, e non soltanto impedire che ci sia l'accattonaggio o che si dedichino al furto. Io posso dire questo: io sono stato ad Auschwitz e Birkenau, e non c'era odio tra i prigionieri, però c'era la lotta per l'esistenza, e anche ad Auschwitz e a Birkenau si rubava. Si rubava che cosa poi? Non avevamo niente, ma se qualcuno per caso si metteva in tasca un pezzetto di pane per mangiarlo poi, in un secondo momento, rischiava che gli venisse rubato. I beni erano la ciotola, il cucchiaio, le scarpe, un pezzo di pane. Erano quelle le cose che si potevano rubare. Non c'era odio tra i prigionieri, ma si doveva trovare ogni modo possibile per andare avanti, e quindi anche rubare, per sopravvivere. Grazie, io lascio la parola a Claudio, veramente. Un ringraziamento ai nostri ospiti con cui possiamo cominciare a dialogare sul tema. Non so se c'è la possibilità di lasciare il cartello per iniziare il nostro tecnico. Dunque, abbiamo qui una rappresentanza di esponenti ebrei, esponenti rom, e vogliamo cominciare un po' a discutere insieme. Questo è il cartello che, con una parola significativa, l'emergente, ha posto una necessità di interrogarsi e di cercare di comprendere cosa stesse succedendo. Quindi io parto subito con la prima domanda, così avete voi il tempo di testimoniare.
E la prima domanda è molto semplice. Le ragioni del razzismo contro i Rom, secondo voi quali sono? Cioè, rispetto a questo cartello, la risposta sociale è stata quasi di compiacimento e non di subito distacco, dicendo no, questo è razzismo. La discriminazione avviene, continua a venire per moltissime minoranze. Eppure in questo caso abbiamo delle reazioni forse deboli, flebili, quasi alcune volte compiaciute. Ecco, è importante la vostra opinione, la vostra testimonianza. Quindi cominciamo da Jemila Salkanovic e prendo la parola. Grazie. Grazie. Mi chiamo Salkanovic Jemila. Mi chiamo Salkanovic Jemila, ho 48 anni. Questa cosa mi fa moltissimo spavento. Io penso che la non conoscenza del nostro popolo, c'è molto razzismo. Quando una persona non conosce l'altro, c'è sempre la paura, c'è sempre qualcosa di una porta chiusa come questa porta che mi fa pensare. Se si conosce, penso che si rompono queste paure e anche questo razzismo, perché non si vede. Si vedono solamente le cose brutte che si fa, no, non si vedono le cose belle di un popolo. La prima cosa che si vede una persona, penso, quando si incontra, come è vestita, se è vestita bene o se è vestita male. E questo anche se è vestita bene, è una brava persona, se è vestita male è una cattiva persona. Tante volte anche noi, il Rom, penso che facciamo vedere solo il lato negativo di noi, non facciamo vedere le cose belle che ci abbiamo del nostro popolo. Salve a tutti, sono Neja Lusovic, ho 23 anni. Secondo me, diciamo, il ragazzo che sono, diciamo, è un attacco proprio al popolo loro, perché io come ragazzo mi sento attaccato da questo cartello, perché mi toglie il diritto di fare, cioè, o quello che fanno tutti gli altri, cioè perché un Rom non può andare in un posto dove vanno tutti gli altri, forse perché viene così, il Rom fa questo, fa quest'altro, ma non è vero, sono tanti ragazzi che studiano, hanno un lavoro, hanno tutte le potenzialità che hanno tutti gli altri ragazzi della loro età, però non credo che sia giusto mettere questi stereotipi o eccetera riguardo questa cosa, quindi io mi sento anche attaccato. Questa è la mia opinione. Dunque, Neja Giusto Usovic, adesso la parola a Piero Terracina. Grazie. Ma io quando a parte questa scritta che vediamo, rilasciai subito un'intervista e dichiarai quello che sentivo, una cosa ignobile, perché mi riportò alla mente quello che accadde subito all'emanazione delle leggi razziste del 1938 contro gli ebrei. In molti negozi, qui per fortuna si è trattato di un solo caso, di un caso isolato, e spero che non accada mai più. Allora invece era molto più generalizzato, in molti negozi c'era la scritta vietato l'ingresso agli ebrei, addirittura in qualcuno c'era scritto vietato l'ingresso ai crani e agli ebrei. Beh, è una cosa ignobile. Fatto questo, qui nel mondo occidentale, nella nostra civile, ma qui vicino a civile, ci metterei forse un punto interrogativo, Europa, mi sembra che il razzismo sia di casa, un po' di tutti, ma non si tratta di una cosa recente, si tratta di una cosa antica. Io credo che un po' di razzismo sia presente, credo, in ciascuno di noi. Io pensavo giorni fa, mi è venuto così, un pensiero. Cioè, se anche in me, nella mia persona, che è tutto sommato io cerco di lottare contro il razzismo,
che non ci sono stati dei momenti di razzismo che ho dovuto dire sì. Sono tornato molto indietro con la memoria. Sono tornato quando ero ragazzo, anche un po' più avanti, quando erano molto in voga, anzi erano quelli che andavano con la maggiore, i film americani sui Pelle Rossa, cioè sui nativi americani, eccetera. E io ho pensato, ricordavo qualche film, Ombre Rosse, Spencer Tracy, che facevano, erano gli attori, era l'attore che andava alla maggiore, e mi ricordo quando c'erano questi film che gli indiani cosiddetti stavano per avere il sopravvento, arrivavano le truppe, i bianchi, arrivavano i bianchi a cavallo e in quel momento tutta la sala applaudiva perché arrivano i nostri, questo diceva. Beh, io credo che quella sia stata una delle più vecchie, almeno che mi ricordi io, azioni di razzismo puro. Succedevano gli indiani e si esultava. E c'ero pure io tra questi, attenzione, non mi metto fuori, era razzismo anche questo. Quindi credo che sia presente un po' in tutti quanti. Io credo che ognuno debba fare sempre un esame di coscienza. Io penso che quando una minoranza si trova a vivere in mezzo a una minoranza, a una maggioranza, è sempre a rischio. Particolarmente a rischio nei momenti di crisi della società. E oggi nella società occidentale, nella nostra civile, e ci torno a metterci punto interrogativo, nella nostra civile Europa ci sono delle difficoltà. Allora le minoranze sono a rischio perché? Perché le colpe molto spesso vengono addossate alla minoranza perché? Perché la minoranza in quanto tale non ha la possibilità di difendersi. Come fa? Non c'ha i mezzi per difendersi, non c'ha le televisioni, non c'ha le radio, non c'ha i denari, non c'ha niente. Allora io credo che invece le minoranze, quando si trovano in difficoltà, purtroppo è vero, debbano essere aiutate, non vessate. Dobbiamo sempre partire dal principio che gli esseri umani siamo tutti uguali. Abbiamo un'unica discendenza, non ci sono differenze, ci possono esserci differenze di colore della pelle, ci possono essere usi e costumi diversi, ma io penso che quando due popoli si incontrano e riescono a dialogare, io penso che possono portare un reciproco beneficio ad ognuna delle due parti. Quindi il diverso non deve essere vessato, contrastato, vilipeso, eccetera. Certo, le minoranze debbono sempre adeguarsi alle leggi dello Stato dove si trovano, non dico agli usi e costumi, perché è giusto che mantengano. Prego. Poi ci sarà anche un secondo giro per una seconda domanda. Poi ci sarà una seconda domanda per un secondo giro. Bene, e quindi il mio pensiero, penso che l'avete compreso. Ho dovuto ragionarci su questo fatto. Beh, io penso di l'ho fatto, continuerò a farlo, di adoperarmi perché queste situazioni non si ripetano. Grazie. Grazie anche a Pino Cesarini, passo la parola, guarda se funziona quello, Pupa Garriba.
fondatrice della Shoah Foundation? No, fondatrice, no. È Steven Spielberg, il fondatore. Steven Spielberg è il fondatore, io sono una modesta intervistatrice della Shoah Foundation. volevo, per quanto mi riguarda, io penso che lo stereotipo antichissimo dei Rom che hanno forgiato i chiodi che sono serviti per inchiodare la croce di Gesù Cristo è rimasta nella mente di moltissimi italiani e sono stereotipi che si allontanano con estrema difficoltà. E una delle, anche gli ebrei naturalmente sono stati vittime di grandissimi stereotipi, sono l'uccisione di Gesù Cristo, però la differenza fondamentale che io trovo, e l'ho ripetuto fino alla noia nell'intervista che mi è stata fatta, è che mentre gli ebrei si sono capaci di coalizzarsi, sono capaci di in qualche modo lavorare per respingere gli attacchi che vengono rivolti a loro, dal punto di vista così psicologico, dal punto di vista mediatico, anche dal punto di vista fisico. I Rom invece sono disuniti. E questa è una cosa che mi colpisce moltissimo. Non riesco proprio a immaginare per quale ragione un popolo perseguitato non abbia capito che l'unione fa la forza e che non si può continuare a subire singolarmente e invece, quanto sarebbe molto più opportuno, cercare di lavorare tutti insieme con un obiettivo comune e sono sicura che a questo punto riuscirebbero a ottenere gli stessi risultati che hanno ottenuto gli ebrei. Sembra che io vada fuori il tema e invece non ci vado. Io mi ricordo che moltissimi anni fa, sarà stato così la fine degli anni 70, Nemer Ahmad, che è stato il primo rappresentante dell'ORP a Roma, mi ha detto che appunto, siccome notavano una grande diversità tra la popolarità a livello mediatico degli ebrei e il silenzio assoluto nei riguardi dei palestinesi, bene, che cosa hanno fatto i palestinesi? Hanno osservato quello che facevano gli ebrei e li hanno puntualmente copiati. Gli ebrei avevano una stella gialla e bene, loro si sono inventati la kefia. Io vorrei tanto che i Rom facessero altrettanto. Grazie Pupa. Hai introdotto il tema del come reagire, no? Come minoranza rispetto alle discriminazioni, dato che la domanda chiede proprio perché una discriminazione sembra diversa quasi dall'altra, cioè per una si ha una risposta dicendo no, questo è razzismo, per l'altra invece non c'è subito questa immediata percezione, hai colto uno dei temi, insomma, come reagire come minoranza. Avrei altre proposte da fare. Sì, ma avremo tempo perché facciamo il secondo giro e poi un terzo tutti insieme. Passo la parola a Sabrina, giusto? Sabrina sì. Milanovic, sì. Attivista, grazie. Ciao a tutti. Si sente, sì. Avvicina, aspetta, risposto un po'. Grazie. Non smetterò mai di dire che appunto l'unione fa la forza. Oggi leggo, è severamente vietato l'ingresso agli zingari anche davanti al negozio. Come essere umano mi viene da chiedermi perché. Perché non c'è un perché, perché i Rom vengono sempre accusati delle solite cose che sappiamo tutti. E nulla, siamo sempre un popolo in minoranza. Fino a quando non ci sarà unione, non ci sarà la forza per riuscire a combattere e finirla una volta per tutte, per poi buttarci, diciamo, tutti questi pregiudizi da addosso. E ripeto che con la forza di volontà le cose si possono fare, non tutti quanti separati, ma tutti quanti uniti. Nulla, basta. Grazie Sabrina. Sandra Terracina, grazie, ti passo la parola. Grazie a voi innanzitutto anche per questa ricerca che secondo me deve essere assolutamente un punto di inizio. Nel frattempo, insomma, mentre tutti parlavano e quello che stavo pensando abbiamo messo insieme davanti a noi talmente tante cose che mi sono persa a questo punto, chiedevo, dico, ma qual era la domanda iniziale? E
La cosa fondamentale penso sia anche, questo è stato detto anche prima, cioè il discorso anche linguistico, cioè noi utilizziamo una serie di terminologie, quindi razzismo, stereotipo, pregiudizio, quindi secondo me anche dal punto di vista lessicale bisogna cominciare a riflettere sul significato delle parole, perché le parole sono importanti proprio in un momento in cui alcune parole proprio stanno perdendo di significato, altre ne stanno assumendo un altro e in qualche modo appunto sono cadute delle barriere per cui ognuno può dire qualsiasi cosa. E quindi ormai mi sembra che siano tutti un po' legittimati appunto a tirare fuori questa aggressività su internet, perché tanto non c'è nessuno di fronte e quindi nessuno ti vede. E ovviamente noi come ebrei, ma anche ecco, per me che comunque lavoro in qualche modo per istituzioni ebraiche o che comunque in tempi passati invece magari li ho rappresentati in consigli, comitati eccetera, cioè penso che effettivamente noi comunque siamo molto radicati in ogni caso nella società italiana e che comunque sia la minoranza ebraica appunto sia una minoranza che sta in Italia da secoli e secoli e senza soluzione di continuità, quindi anche questo è fondamentale e che in qualche modo appunto siamo conosciuti, perché noi che siamo 25.000 ufficialmente iscritti nelle comunità, poi potremmo arrivare a 30, forse 35.000, siamo pochissimi. Però siamo veramente sovraesposti, cioè noi siamo tutti i giorni radio, televisione, giornali, francamente io sono anche un po' stufa perché a volte vorrei essere un po' più rilassata, però a prescindere appunto dal clima che c'è nelle nostre società occidentali in questo periodo, ecco, inviterei anche un po' a riflettere su questo, cioè noi siamo veramente sovraesposti, eppure comunque il pregiudizio e lo stereotipo nei confronti degli ebrei è fortissimo in questo momento. Sì, appunto, noi cerchiamo di combatterlo come facendoci conoscere sostanzialmente, esprimendo le nostre opinioni, e quindi vorrei che anche gli altri facessero lo stesso, perché effettivamente io dei Rom ne so veramente poco, ne so pochissimo, quindi niente, doppiamente grazie per averci dato questo punto di avvio. Grazie Sandra. Emerge ancora una volta la questione del farsi vedere, farsi conoscere, quindi come modalità di reazione nel proprio essere in minoranza. E l'ultima nostra ospite, guarda il tavolo, Gladiola, la Katush, a te la parola e grazie per la tua presenza. Grazie. Allora, cioè, nel cartello sì, è la prima volta che me l'ha detto anche Sabrina, che vedo una cosa del genere, però per dire che comunque non conoscendoci non posso, cioè è una cosa oltre che disumana, anche perché molti di noi, sia io che Sabrina, ma anche molti di noi viviamo tranquillamente, cioè uno se non ci conosce non sa nemmeno che siamo single, se non ci presentiamo molti di noi non lo capiscono, ok? Quindi sono dell'idea che prima di fare una cosa del genere proprio pubblica bisognerebbe conoscere, ma conoscere le persone, non è che uno solo perché uno ha fatto qualcosa di brutto, o ahimè, in tutti i popoli c'è la parte che crea qualcosa, la parte non cattiva, diciamo qualcosa di brutto, in tutti i popoli c'è una persona almeno che ha fatto qualcosa, però non per questo tutta l'altra parte deve essere comunque discriminata. E qui non, cioè, come persona ho 21 anni, vivo in Italia quando avevo 14 anni, però è una cosa bruttissima da sentirsi vedere, da leggere soprattutto, è bruttissima sentirsi discriminati, soprattutto noi giovani d'oggi, che molti di noi non sono abituati a cose del genere, perché io vengo da Romania, però da noi siamo stati, cioè nel piccolo paese dove siamo sempre cresciuti, non abbiamo mai avuto problemi, cioè siamo stati sempre integrati con i rumeni, d'accordo, amici, niente, non abbiamo avuto problemi. Quindi vorrei tanto che si potesse creare anche qui una specie di amicizia, comunque che non ci siano questi stereotipi sin dall'inizio, prima di conoscermi, conoscimi e poi mi puoi dire quello che vuoi. Ecco, questa è la mia idea. Grazie, grazie per la vita.
tieni il microfono così facciamo la seconda domanda a ritroso. E la seconda domanda, cerchiamo di a questo punto analizzare un po'. Abbiamo fatto una prima panoramica, proviamo ad analizzare. E quindi vi chiedo, perché secondo voi siamo di fronte a forme di discriminazione? È chiaro. E il rapporto ha messo insieme cartelli differenti in cui si mostravano differenti forme di discriminazione nella storia, da quella appunto contro gli ebrei a quella contro i neri, a infine a quella in Italia adesso di questo cartello qua su Europa. Allora, cerchiamo di analizzare però perché secondo voi la discriminazione contro i Rom oggi in Italia è affiancata alle conseguenze del loro comportamento. Cioè, perché altre forme di discriminazione è assolutamente no, invece per i Rom di oggi è in fondo se la meritano. Perché se noi analizziamo e ognuno di voi dice le proprie opinioni, questa cosa è interessante perché insieme possiamo vedere se ci sono o no delle letture, quale lettura abbiamo degli altri, e fare un piccolo confronto reale in questo tavolo di discussione sull'analisi, cioè cosa vedo io dell'altra minoranza. Quindi questo potrebbe essere interessante, ve la propongo come seconda domanda, perché è un momento di scambio vero. Cioè io penso che questo sia il problema e forse un'altra persona può dire sì, questo problema esiste però è dovuto a questo, oppure questo problema esiste però è uno stereotipo, non è un vero problema. E proviamo a vedere cosa viene fuori. Se vuoi ricominciare tu, Gladiola. Certo. Come ti sto dicendo, perché secondo me non, cioè, a parte noi siamo comunque, ora tra parentesi stiamo uscendo piano piano lo scoperto, cioè soprattutto le nuove generazioni come la mia, che siamo ora stiamo piano piano emergendo. Però per di più, come diceva anche prima, che non siamo molto uniti, quindi ancora siamo all'inizio, alla fase di partenza, cioè dobbiamo ancora unirci, creare cioè iniziare a pensare ad un domani per poter eliminare del tutto questa specie di discriminazione nei nostri confronti, ma non soltanto per me, ma anche per la generazione futura che verrà, cioè per i figli, i nipoti, quello che sarà, per il futuro, non soltanto per adesso. E quindi penso che comunque andando avanti, se ci metteremo tutti quanti insieme, soprattutto noi giovani d'oggi, perché di certo se lo dico a mio padre mi dice c'è una certa età, non è più una cosa mia, ma è una cosa tua. E io sono d'accordo. Quindi penso che se inizieremo a fare un cammino, come già stiamo andando abbastanza avanti, quindi ce la faremo, perché ci sono molti Rom che vivono tranquillamente integrati, ma che non riescono ad esprimersi, a dire io sono Rom, per paura che poi perdano il lavoro, vengano discriminati. Io sono stata quella prima che lavoro durante l'estate e non l'ho mai detto fino a quest'anno, quando ho detto ok, mo mi conosci, quindi ti dico come sono io. È una cosa che non ci hanno creduto, però dopo ci hanno creduto alla fine. C'è stata la conoscenza dall'altra parte di me, di persona come sono, la fiducia soprattutto, e quindi alla fine diciamo si è creato il rapporto di amicizia, quello che si dovrebbe creare piano piano a lungo andare. Quindi questo volevo dire. Cioè non ci hanno creduto inizialmente. No. Grazie. Sandra, te la mi sembra un'ottima chiave di lettura questa, perché insomma stavo pensando anche mentre prima parlavi, il discorso dello stereotipo è proprio quello, cioè lo stereotipo dello zingaro, tra virgolette, è quello che è vestito in un certo modo, va in giro e chiede l'elemosina o ti dà fastidio. Allora, guardate, io mi sono stampata ieri, mi sembra, mi è capitato un articolo del Corriere della Sera, me l'ero stampato, ovviamente non lo trovo più, e però c'era appunto la classica storia della banda di Rom o di zingari che alla stazione Termini taglieggia i passeggeri, ecco qua, turisti circondati da falsi mendicanti a Termini, assedio alle biglietterie, self service presi di mira dai nomadi, 9 denunce, eccetera eccetera. Allora, cioè il discorso è questo: quelli che noi vediamo, e questa chiaramente è la notizia, perché poi sui giornali che cosa c'è scritto, o il telegiornale che cosa dice? Quello era Rom, a volte Rom e romeno e tutto e due insieme, cioè poi voglio dire tu sei tutte e due le cose, quindi meglio, no?
Ecco, quindi è un po' questo il discorso, cioè in che modo gli stereotipi sono indotti dai comportamenti, pregiudizi, scusa, proprio per questo, perché quelli che noi vediamo ufficialmente sono quelli, come quando viene rappresentato l'ebreo, allora prima Piero appunto parlava delle leggi razziali. Beh, l'ebreo ai tempi delle leggi razziali veniva rappresentato in un certo modo, no? Stereotipo della difesa della razza, eccetera. Adesso l'ebreo viene rappresentato, lo stereotipo dell'ebreo è quello con il cappellone e le veot, i ricci, che è una cosa che francamente con gli ebrei italiani non ha nulla a che fare. Cioè è chiaro che quelli esistono, sono alcuni gruppi, nemmeno sono tutti uguali tra loro, perché poi noi ebrei chiaramente siamo due ebrei, 50 opinioni e 55 associazioni diverse, però è proprio questo il discorso, cioè noi associamo a un certo comportamento quello appunto ruba, chiede l'elemosina e uno zingaro. Per quanto riguarda noi ebrei è un po' la stessa cosa, cioè no, appunto non direi che la situazione è diversa, perché comunque anche noi ci troviamo a essere quelli che in questo momento che ammazzano i palestinesi, sicuramente tutti quanti, insomma, a cominciare da chiunque di noi, quelli che sono ricchi. Perché quando appunto, per esempio, io vado nelle scuole e dico gli ebrei di Roma erano e sono storicamente molto poveri, ai tempi erano proprio dei poveracci, i ragazzi cascano, ma anche i professori veramente cadono dalle nuvole, perché non ha come. E appunto ancora ti senti dire no, perché gli ebrei erano perseguitati perché avevano il potere economico, e manco per niente, a Roma facevano i venditori ambulanti. Quindi quando, esatto. Per cui forse è un po' questo, no? Quindi forse ci vuole veramente una riflessione molto forte. Insomma, anche lei mentre parlava mi ha fatto pensare che chiaramente, che ne so, magari pure io quando ero piccola e stavo a scuola, ma non è che lo dicevo subito che ero ebrea, chiaramente poi veniva fuori perché ero esonerata dalla religione, no? Quindi. E quindi ecco, voglio dire, sono tutte una serie di riflessioni che. Ecco, forse appunto oggi stiamo iniziando. Grazie. Grazie Sandra. Prego Sabrina Milanovic, di nuovo. Nola, nel momento in cui vai a presentare un curriculum, già ti discriminano per quello. Quindi, da una parte, nei social network c'è scritto i rom non lavorano, non si vogliono integrare, non vogliono fare questo, non vogliono, sono bravi a scippare. Ma nel momento in cui un rom vuole andare ad integrarsi, farsi conoscere per quello che è, non gli si è data la possibilità. Nella maggior parte delle volte non gli si è data la possibilità. E quindi c'è questa situazione di non voler conoscere. Non voler conoscere significa andare avanti col pregiudizio e pensare, rimanere sempre con la stessa idea che quell'etnia lì sia fatta per vivere nei campi e vivere soltanto in quel modo. Il rom a parere di qualcuno sono una razza a parte, non si possono e non si vogliono integrare, quindi non vale la pena neanche dargli un occhio di riguardo. E questo perché proprio non si vuole conoscere. Rispondendo alla domanda, l'unica, diciamo, risposta alla sua domanda è la conoscenza. L'unica risposta per me è la conoscenza e il voler affrontare le cose e conoscere le persone col lato positivo della cultura, non soltanto far vedere il lato negativo di quella cultura lì. Con questo grazie. Pupa Garrima, la domanda ce l'abbiamo presente. Me la ricordo, sì. Ecco. Io vado nel pratico. E allora, si dice che chi in qualche modo ha trovato il posto nella società non dice di essere rom perché ha paura di essere discriminato. Certo, se lo dice un singolo
è chiaro che il rischio della discriminazione c'è, ma se tutti quelli che sono arrivati in massa dicessero lo sono, a questo punto si vedrebbe l'immagine del Rom molto diversa da quella che noi siamo abituati a vedere normalmente nelle nostre strade, nelle nostre città. Io vi racconto un episodio che secondo me è molto interessante. Io vado da regolarmente, una volta o due alla settimana, in un supermercato, e davanti al supermercato c'è un ragazzo Rom, bulgaro, che chiede l'elemosina, perché è inutile che ci nascondiamo. I Rom chiedono l'elemosina, tutti vedono i Rom che chiedono l'elemosina, vedono i senegalesi che vendono le borse, vedono gli altri che puliscono i vetri, e i Rom invece li vedono chiedere l'elemosina. Questo ragazzo bulgaro, lui mi saluta e io lo saluto, e mi chiede dei soldi, e io gli dico sempre: sì, te li do volentieri, hai un euro garantito se tu, quando io esco col carrello, mi aiuti a portare i pacchi dal carrello dentro il bagagliere della macchina. Ma perché a questo punto è un lavoro, ma l'elemosina mi risponde: è un lavoro. E io gli rispondo: guarda, forse non so, in Bulgaria è un lavoro, ma in Italia chiedere l'elemosina un lavoro non lo è. Quindi, come noi ebrei, ho pensato, andando nei paesi diversi dove la diaspora ci ha portato, ci siamo abituati agli usi e costumi dei popoli dove siamo andati a finire, a questo punto credo che i Rom dovrebbero fare altrettanto. Sono passati più di 12 mesi, il ragazzo mi salutava, io lo salutavo, chiacchieravamo, gli ho chiesto come si chiamava, da dove veniva, eccetera, ma non si è mai schiodato dalla sua cassettina e non mi ha mai aiutato a portare i pacchi, e io l'euro non ce l'ho andato, non gliel'ho dato. E ho visto che gli altri invece erano meno disponibili di me e lo trattavano male, perché se vai in tutti i supermercati vedi che ci sono gli extracomunitari che sono lì pronti a prenderti i pacchi e portarli dentro il bagagliaio. Lui non lo faceva. Improvvisamente questo Natale sono arrivata, non so cosa gli è successo, e mi ha detto: sai, oggi il pacchio te lo porto. Allora gli ho detto: sai cosa ti dico? Io ti do 2 euro. Allora, la cosa che mi è sembrata bellissima è che quando sono tornata la volta successiva mi ha detto: oggi non ti posso portare i pacchi perché c'ho una persona che mi ha già chiesto di portarli. Ha trovato un vero lavoro. Allora, si possono cambiare le cose sì o no? Io penso di sì, basta volerlo. Grazie, Sandro Terracina. Beh, io naturalmente non parlo da ebreo, io parlo da cittadino italiano, da cittadino romano, quale sono ritornato a essere dopo la catastrofe che mi ha colpito allora. Per fortuna oggi la situazione è diversa. Cioè, allora la persecuzione contro gli ebrei era una persecuzione dello Stato. Oggi non è la situazione, per fortuna, non è questa. Cioè, lo Stato, i cittadini di etnia Rom sono cittadini praticamente uguali agli altri, almeno in teoria dovrebbero essere. Certo. Però non esistono leggi che colpiscono l'etnia Rom, sinti, quindi di questo bisogna certamente prenderne atto. Certo però che lo Stato dovrebbe anche però prendersi carico dei disagi che esistono nella società, e i Rom, i sinti, fanno parte della società. Oggi si trovano in stato di disagio e bisognerebbe fare qualche cosa per toglierli soprattutto dallo stato di bisogno in cui molti di essi si trovano. Io credo che questa sia una delle cose che lo Stato dovrebbe prendere in considerazione. Io frequento molto le scuole, incontro spesso nelle scuole dei ragazzi di etnia Rom e Sinti, chiedo agli insegnanti come sono. In molti casi mi dico: beh, si sentono indubbiamente dei disagi del loro ambiente. In altri casi invece mi dicono: sono assolutamente studenti, alunni come tutti gli altri, e qualcuno è particolarmente meritevole. Quindi, come vediamo, non è certamente una questione di razza e che la razza sia inferiore, perché sono esattamente
uguale agli altri se diamo a tutti quanti le stesse opportunità che hanno tutti. Ecco, io credo che l'importante, io parlo, ripeto, non da ebreo ma da cittadino italiano, sia l'importante sia che lo Stato si faccia carico di questi disagi che esistono e che trovi il modo di emanciparli, di portarli cioè al livello del coso. Naturalmente tutto questo facendo mantenere loro le loro usi e tradizioni, ma sempre nel rispetto delle leggi dello Stato. Passo a lei. Grazie, Terracina, grazie. La parola a Neja Dusovic. Cioè, io vorrei tornare anche diciamo, nel discorso di Gagliola e di Sabrina, cioè loro che dicevano diciamo, il fatto di conoscere le persone e conoscere ovviamente il popolo rom, perché diciamo, voi avete, diciamo, voi cacce, avete solo diciamo, l'immagine del rom che fa questo e quest'altro, ma perché non andare direttamente in un campo e fare diciamo, conoscere le persone, vedere la situazione in cui si vive, diciamo, in cui vivono i bambini e i ragazzi. Perché cioè, un bambino è un ragazzo che vive dentro un campo, cioè, non pensa di fare qualcosa diciamo, di diverso, diciamo, di credere di studiare o cioè, che ne so, avere un lavoro, perché è in uno stato di vittimismo, diciamo, perché viene anche impostato. Cioè, e l'unica cosa è vedere diciamo, andare a vedere diciamo, la situazione in cui si vive. Ci sono anche casi di ragazzi che hanno la volontà di uscire da questa realtà e effettivamente ci riescono, diciamo, però se le istituzioni diciamo, anche, che ne so, cioè, facciamo un esempio che c'è un ragazzo vuole uscire dal campo, cioè, se non c'è un'istruzione, non c'è qualcuno che lo segue e gli dà una mano ad uscire da quella realtà, alla fine rimane là e quindi cioè, si continua a, diciamo, a dire ah sì, non fa questo, quest'altro, perché alla fine è costretto, diciamo. Perché se un ragazzo, diciamo, se è vero che noi diciamo, ci sposiamo anche abbastanza giovani, però se un ragazzo, che ne so, ebreo, rom, eccetera, cioè, si sposa giovane cioè, e ha dei figli, come fa a mantenerli se non va a fare qualcosa? Cioè, alla fine cioè, qualunque persona finisce per andare a delinquere o fare qualcos'altro per mantenere quella famiglia, almeno credo. E quindi basta solo un po' conoscere le persone e andare a fare quel passo in più che noi non riusciamo a fare, ma non solo diciamo, le persone esterne dalla realtà rom, ma anche i rom stessi. Quindi secondo me basta solo diciamo, fare un passo tutti insieme e avvicinarci un po'. Questo lo volevo dire io. Grazie, grazie. Do la parola, grazie. Finiamo il giro con Sabrina Milanovic. Io penso che l'unica cosa per il rom è la scuola. È la scuola che si deve cambiare qualcosa. È la scuola che ci dà la forza di migliorarci. Se non c'è istruzione, non si riesce ad andare avanti. Non si riesce. Voi siete riusciti perché ci avevate l'istruzione, ma noi rom non ce l'abbiamo. In Italia non ci sono rom laureati, sono pochissimi che sono rom laureati. In altri paesi lo dicono che sono rom, sono laureati, sono persone come tutti gli altri, stanno in Parlamento, sono di mia origine, di mio paese, nella ex Jugoslavia, ci stanno rom avvocati, ci stanno persone che sono con il Parlamento, sono parlamentari, sono persone nelle scuole, ma qua in Italia sono pochissime persone laureate, pochissime, si possono contare sulle mani. Allora come potremo andare avanti? Come riusciamo noi a uscire allo scoperto se non abbiamo istruzione? E questo è il nostro limite. Se un ragazzo vuole uscire nel campo, può solamente fare fino alla terza media. Se vuole continuare, non si può continuare. Perché non ci stanno i mezzi, sono molto lontani dalla città. Sono fuori dalla città. Sono fuori dalla città. Con tutti i pregiudizi che ci stanno nei campi. Un ragazzo che vuole uscire dal campo, che vuole continuare con la scuola, non c'ha la possibilità di continuare la scuola.
perché non ci stanno la possibilità di pagare i libri, non ci stanno la possibilità di uscire, di andare a studiare, non c'è un posto dove studiare. Se io devo fare un compito a un bambino, dove lo faccio? Che ci stanno 10 persone dentro un container, mi libro. E questa è la cosa. Se io devo fare un compito con un bambino che è un po' indietro, io lavoro dentro la scuola, ma se devo fare a casa sua un po' di compiti perché i genitori non sono alfabeti, non sanno scrivere e leggere, dove li metto questo ragazzino a imparare a fare i compiti, a studiare? Dentro un container che è minuscolo. Non è possibile. È sempre più lontano dalla città. E come ci integriamo? Dicono tanto. Integratevi come le pecore, ci integriamo con gli animali, con gli alberi. Non è possibile. E questa è la cosa che noi Rom dobbiamo essere prima di tutto, dobbiamo svegliarci dal sonno che ce l'abbiamo, tanto prendere le nostre vite nelle mani e combattere, ma combattere con l'istruzione. Se io ce l'ho l'istruzione posso parlare bene, posso dire le cose, cosa c'ho dentro di me, farli uscire, ma se non ce l'ho questa cosa come faccio? Sono sempre peggio, sempre peggio, sempre peggio, sempre peggio. Grazie. Volevo aggiungere una cosa, vero? Prego. No, Sandro voleva aggiungere una cosa. Prego, Sandro. Piero. Non c'è dubbio che c'è la prova. Io, per esempio, sono a conoscenza di un fatto. C'è una zona d'Italia che è in provincia di Campobasso, tutta la valle del Biferno, non so se voi la conoscete, che è abitata in maggioranza da persone di etnia rom, ma sono cose che risalgono a tanti anni fa, cioè, ma oggi sono stanziali, oggi vivono come tutti gli altri, quindi hanno il loro... le loro attività, i loro mestieri, il loro commercio, le loro professioni, sono cittadini come tutti gli altri. Quindi sappiamo che Rom sono esattamente come tutti gli altri, se diamo loro lo stesso opportunità. Ora voglio dirvi con poche parole perché io mi sento, e vi assicuro che è la verità, io mi sento molto vicino ai nomadi in generale. Intanto non posso dimenticare una cosa, l'origine dell'ebraismo. L'origine dell'ebraismo erano nomadi. I nostri patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe, e poi anche dopo l'uscita dall'Egitto, anche allora è continuato il nomadismo. Quindi io mi sento vicino, ma non solo per questo. Io credo che soprattutto, non so se sapete, io ho avuto un'esperienza terribile, la deportazione ad Auschwitz e Birkenau. Beh, voglio raccontarvi questa storia, scusate, ci piego 5 minuti, scusate se avrò qualche cedimento, come mi capita spesso, qualche cedimento alla commozione. Io ero rinchiuso in quel lager, ero un ragazzino, io... Non avevo ancora 16 anni e entrai e riuscii a superare la selezione nell'arrivo e entrai nel lager di lavoro di Birkenau, che era il lager E. Birkenau era diviso nel campo della morte, cioè quello era il Vernichtunglager, ovvero sia quel lager dove Vernichtung significa sterminio, dove non è che si poteva morire, si doveva morire. Ero rinchiuso in quel lager che era il lager E, era tutti i settori separati, A, B, C, D, A, B, C, poi c'era la strada in mezzo, il lager D, dove eravamo noi, condannati a morte. Dall'altro lato c'era il lager E, che era denominato lo Zigeuner Lager, ovvero sia il lager degli zigari. Io mi ricordo perfettamente questo lager. Era un lager completamente diverso dal nostro. Il nostro, dove eravamo noi,
eravamo condannati a morte, e lo sapevamo. Pensare che la vita media in quel lager era di 3 mesi. Quella era la vita media. Dall'altra parte c'era tanta vita. Noi avevamo, c'era, posso dire, un colore quasi unico, eravamo vestiti con quella specie di pigiami a righe. Dall'altra parte avevano conservato i loro abiti, quindi tanto colore. Avevano conservato i capelli. Noi eravamo completamente rasati a zero, invece nell'altro campo c'erano un'enormità, tantissimi bambini. Molti di questi bambini certamente erano nati dentro quel recinto. Bambini davano vita, giocavano, si rincorrevano. Certamente magari hanno anche sofferto la fame, ma probabilmente magari i genitori si saranno privati di qualche cosa per dare da mangiare ai loro figli. Quindi c'era tanto movimento, vivevano insieme, famiglia al completo, uomini e donne. C'erano, ho detto, i bambini, dove ci sono i bambini c'è vita. C'è futuro, c'è speranza. Arriviamo alla notte del 2 agosto del 1944, io la ricordo davvero ogni volta che ne parlo, posso dire davvero con sofferenza. La notte del 2 agosto, un'altra cosa, avevano conservato gli strumenti, facevano musica, cantavano, quindi era un campo pieno di vita. Da noi era soltanto morte, e dall'altra parte, separati soltanto dal filo spinato, c'era la vita. Era una cosa completamente diversa. La notte del 2 agosto del 1944, io non posso dire ho visto tutto, sono un testimone, ma soltanto un testimone di quello che ho sentito. Ero rinchiuso, era notte. La notte nel lager c'era il coprifuoco, non si voleva uscire dalle baracche. Però ho sentito tutto quello che avveniva a pochi metri di distanza. Ripeto, ero separati soltanto dal filo spinato dove passava la corrente ad alta tensione. In piena notte sentimmo l'arrivo di reparti tedeschi che cominciarono subito a urlare in tedesco. L'abbaiare dei cani, i tedeschi portavano sempre l'SS, avevano sempre un cane al guinzaglio. Dettero l'ordine di aprire le baracche e all'improvviso una confusione terribile. La gente che si chiamava, il pianto dei bambini che erano stati svegliati in piena notte, vi assicuro, ecco, era tutto l'inferno, noi ora sempre, ma lì arrivò l'inferno, arrivò anche là. Grida, pianti, ma una cosa che è durata un paio d'ore, poi addirittura qualche colpo di arma da fuoco, quindi ritengo che ci sia stata anche della resistenza. Poi all'improvviso, dopo più di 2 ore, silenzio, non si sentiva più niente. Da noi la sveglia era alle 4:30 del mattino. Ricordo che la mattina del 2 agosto, il primo pensiero fu quello di andare a dare uno sguardo al di là del filo spinato. Non c'era più nessuno. C'era solo silenzio. Era un silenzio innaturale, un silenzio doloroso. Ci bastò dare un'occhiata ai cammini dei forni crematori che andavano al massimo della potenza per capire che quella notte tutti i zingari, quelli che chiamavano lo zigone nel lager, erano stati assassinati, tutti assassinati per gas. E li stavano ricucendo in fumo e cenere che usciva
dai cabini dei forni crematori. Ecco, quello è stato, guardate, nel lager di Auschwitz c'era violenza, c'era morte, quindi era, però il ricordo di quella notte, il ricordo di quella mattina, il ricordo di quelle porte che mi ricordo che battevano con il vento e non c'era nessuno che le fermasse, beh, a me mi è rimasto dentro. Tutto il lager dello Zigeuner nel lager furono tutti sterminati in quella notte. Ecco, io sono convinto che gli zingari, chiamiamoli così per semplicità, naturalmente so che non amate chiamare in questo modo, io sono certo che loro erano convinti che quegli attrezzature di morte, che pure loro vedevano perché erano alla portata di tutti, quindi certamente sapevano perfettamente quello che c'era e che cos'erano quei cammini, cos'erano quelle ciminiere. Io sono convinto che loro sapessero, cioè che pensavano che quelle attrezzature di morte non erano per loro. Io sono certo che loro pensavano che un giorno, d'altra parte, non era stata decretata la soluzione finale del popolo rom o sinti. Quindi sono sicuro che loro pensavano che un giorno quei cancelli si sarebbero riaperti, avrebbero potuto riprendere le vie del mondo, liberi, senza confini, come sono sempre stati gli zingari. E pensate che la nostra civile, e ripeto sempre con il punto interrogativo, Europa, quanti secoli abbiamo impiegato per abolire i confini della civiltà? Chiediamo. Piero della Cina, grazie per questa tua testimonianza molto molto toccante, davvero. Beh, allora apriamo una terza domanda a tutti, a tutte noi che abbiamo vissuto questo momento di dialogo vero, sentito, che parte dai nostri vissuti, dal nostro vissuto, un dialogo sincero tra persone che vogliono incontrarsi e analizzare, scambiarsi esperienze. Questo è avvenuto e di questo veramente sono molto contento e toccato. Dunque, da qui in poi, questo cammino appena iniziato, già con questo bel lavoro, questo report, ecco, che idea abbiamo, come possiamo proseguire dunque questa esperienza che dobbiamo tenere viva, da tenere insieme, radicarla, costruirla, ecco, che cosa pensiamo sia indispensabile fare, o quale idea abbiamo, che cammino prenderemo insieme. È aperto a tutti, possiamo intervenire, e io vi porterò il microfono e presentiamo il nostro nome, possiamo dire quello che ci sembra più opportuno, però qui qua subito si è prenotata, anche voi naturalmente siete parte delle persone che possono naturalmente parlare, qui il microfono. Grazie, mi sono prenotata perché ho due proposte, una mia e una, sono l'attrice di una funzionaria del Ministero della Pubblica Istruzione. Io ho avuto la fortuna di avere questo rapporto in anticipo, quindi l'ho letto in anticipo, e mi ha molto colpito l'intervista di Zamila, che appunto raccontava le difficoltà dei bambini rom per imparare non soltanto andare nelle scuole superiori, ma anche per imparare a leggere e scrivere, perché Zamila raccontava che in moltissime scuole i bambini rom vengono messi nell'ultimo banco e le maestre dicono disegnate, e rimangono 5 anni delle scuole elementari a disegnare, e quando arrivano alla scuola media, ho delle esperienze dirette, arrivano alla scuola media senza sapere né leggere né scrivere, sono completamente analfabeti, anche se hanno, diciamo così, fatto il percorso completamente regolare. Allora, a questo punto io da moltissimi anni faccio parte di un'associazione che si chiama Crides, che è nata nel 1985 per aiutare i bambini che erano discriminati per loro di religione cattolica.
Con il secondo concordato la religione cattolica non era più religione di Stato, ma le discriminazioni contro chi faceva l'errore, non faceva l'errore di religione continuavano. E allora a questo punto noi abbiamo fondato questo, eravamo un gruppettino di 7 persone, perché non bisogna essere legioni per cambiare la storia, si possono, noi siamo arrivati 7 persone iniziali, siamo arrivati 3 volte alla Corte Costituzionale, per cui volendo appunto l'unione fa la forza. E allora a questo punto il Crides, che io ho interpellato, oggi e qua in sala c'è anche Antonia Sani, che è una delle più attive in questo campo, fa una proposta al mondo dei Rom: segnalateci gli abusi delle scuole, segnalateci i bambini che vengono messi nell'ultimo banco e che continuano a disegnare senza imparare a leggere e scrivere. Dateci delle precise indicazioni nella classe tale, con l'insegnante tale, nella scuola tale, e noi Crides facciamo una denuncia alla scuola prima di tutto, cioè le denunciamo la vicenda a nome nostro, al direttore didattico e poi al provveditorato. A questo punto vi garantisco, e spesso arriviamo sui giornali, lo scandalo scoppia e la situazione cambia. Quindi a questo punto è una proposta completa, poi darò le indicazioni come rivolgersi a Antonia Sani, che si occupa di queste cose. Questa è la mia proposta. La seconda proposta invece viene da Giovanna Gaggia, che è una funzionaria del Ministero della Pubblica Istruzione, che oggi non può venire, e che mi ha mandato una circolare del Ministero. Una cosa molto interessante, dice che a partire dal 18 luglio dell'anno passato il Ministero della Pubblica Istruzione ha messo in piedi un gruppo di lavoro di coordinamento e supporto formato da esperti accademici. Questo gruppo di lavoro ha il compito di sviluppare e implementare iniziative per la formazione di docenti e dirigenti scolastici per consentirgli di approfondire il contesto storico in cui si verificarono gli stermini del Novecento, con riferimento specifico al Porraimos, con l'obiettivo di promuovere la tutela dei diritti umani. Quindi una cosa assolutamente indirizzata nella conoscenza, quindi del cammino degli zingari. Lo stesso gruppo di lavoro, questo mi pare altrettanto interessante, potrà essere contattato all'indirizzo che poi vi darò la circolare, e lo stesso indirizzo di posta elettronica servirà per raccogliere le adesioni dei docenti che vogliono definire, attraverso la metodologia della ricerca-azione, un percorso didattico intitolato Cittadini, Rom, Sinti e Camminanti. E mi pare una bella iniziativa. La do a Carlo. Grazie.